Allora, eccoci, dai, iniziamo e la prima cosa da dire è, come è giusto, i ringraziamenti. Ringraziamenti alla biblioteca Elio Pagliarani che ci ospita, gentilissimamente ha aperto per noi. Quest'oggi è un giorno particolarmente piovoso, quindi anche non facile da gestire dal punto di vista atmosferico. E a Alessandra Avanzi, io sono Marco Giovenale, che leggerà i testi di Elio Pagliarani. E ovviamente al Teatro in Scatola che ha organizzato tutto questo. Poi avete probabilmente tutti preso il programma della rassegna che dura fino al 6 settembre, quindi ci sono ancora degli appuntamenti. Gli appuntamenti sono 14 e l'anno di edizione è il settimo. Questo è il settimo anno che il Teatro in Scatola organizza, questa volta in maniera completamente autoprodotta, autogestita, questo festival di là dal fiume. Allora, l'introduzione che avevo pensato inizialmente diceva così, la brevi un po' perché a volte io divento un po' polemico su questo argomento. Ci è stato detto, raccontato spesse volte, che la neoavanguardia è l'eredità fatta a scrittura, che non c'è narrazione, che il rapporto con la realtà è infranto, che i frammenti prendono il posto della testualità liberamente leggibile e scioglibile in frasi bene o male comprensibili, che la neoavanguardia non si fa capire e non si vuole fare capire. Allora, fatta la tara sul fatto che sicuramente parte della poetica della neoavanguardia affronta anche temi complessi come questi, qui abbiamo uno degli autori, dei nuovissimi e poi del gruppo 63, che ha attraversato varie fasi stilisticamente parlando. E anche nella sua fase, diciamo, più battaglieramente sperimentale, che forse possiamo individuare non tanto con i testi che leggeremo oggi, ma con Rosso Corpolingua, con in particolare Lezioni di Fisica Fecaloro, è un autore, un poeta che non ha mai, non soltanto smesso di vantare un rapporto privilegiato, diretto delle parole, del linguaggio, con la realtà più reale, più concreta della vita, degli anni che lui ha attraversato e di cui ha dato testimonianza, ma è riuscito anche a funzionare tutto sommato proprio da ponte tra l'esperienza appunto sperimentale, anche fortemente avanguardista, neoavanguardista del gruppo 63 e altre aree della scrittura italiana, che avevano altre mire, altri interessi, che magari si rifacevano più a modelli legati in qualche maniera a un no neo-neorealismo. Pensiamo soltanto al fatto che Elio Pagliarani è stato anche un po' il trait d'union tra una rivista come Officina, importantissima, Roversi, Pagliarani, Pasolini, scusate, Roversi, Pasolini, Fortini, Scalia, Romanò e Leonetti, e invece il gruppo del Verri, quindi chiaramente tutta l'area che nasce con il 1956, che è una data centrale perché è un anno centrale anche per la ragazza Carla, poi metto che leggeremo tra poco, e quindi ha funzionato proprio da così, diciamo da luogo di connessione tra due estremi che a volte non si sono parlati e per certi aspetti, e questa è la parte forse polemica che però eviterò, l'accenno soltanto, continua ancora oggi, cioè ancora oggi quella polemica che divise sulle pagine di Officina nel 1957 Pasolini e Sanguinetti continua a essere ereditata dalle generazioni successive fino a incomprensioni e veti reciproci che hanno forse il sapore veramente della polvere e non hanno molto senso. Quindi troveremo nelle pagine che leggiamo oggi una fortissima, fortissima connessione e con la realtà e con il linguaggio e il parlato e la colloquialità dei tempi che Pagliarani ha attraversato. In particolare, a parte un paio di testi che leggeremo, due o tre, cioè uno diviso in due parti e un altro ancora degli anni 50, leggeremo da due poemetti molto importanti che sicuramente conoscete o in parte o in tutto, che sono La ragazza Carla, appunto, che esce nel 1960 in rivista sul Menabò di Calvino con una prefazione di Vittorini e il poema lunghissimo elaborato per quasi 40 anni che è La ballata di Rudy, che esce nel 1995, ma entrambi tra l'altro fotografano una parte cruciale della vita del nostro paese e della realtà anche linguistica del nostro paese, che è quella dell'immediato dopoguerra, quindi 1948,
47-48 per La ragazza Carla e il 1949-60, quindi 11 anni, 12 anni, dice Pagliarani in una sua nota, della ballata di Rudi. Quindi sono gli anni che coincidono con la famosa, purtroppo, tristemente famosa per quello che poi ha comportato per tutto il nostro paese, trasformazione antropologica di cui Pasolini ha abbondantemente e giustamente parlato. Per introdurre in maniera ancora più precisa il discorso, prima di iniziare proprio la lettura delle poesie degli anni 50, noi leggeremo due testi, Alessandra Vanzi leggerà da Cronache e altre poesie, che è uscito per Schwarz nel 1954. Volevo leggervi un brano che sta in un libro fondamentale, che come tutti i libri fondamentali importanti, non soltanto di storiografia, ma anche di capaci di entrare nella carne viva della testualità del Novecento, non è ristampato, ha avuto due edizioni negli anni Ottanta e credo una edizione pressoché scolastica, universitaria, ma ormai le università funzionano un po' come scuole, un po' 2.0, che è estremamente ridotta e scialba, mentre l'edizione in due volumi degli anni 80, 1981 se non sbaglio, 82, è ricchissima, e sto parlando del Novecento di Romano Luperini. In una parte che si occupa di poetica, di cui adesso vedrete, di cui sentirete, dice così: intellettuali tra loro lontani come Zanzotto, Pasolini, Sanguinetti, Volponi, ma anche Sciascia, io ovviamente aggiungo Pagliarani, su un punto concordano con la ricerca dei giovanissimi che emergeranno nella seconda metà degli anni 70 e con la tematica dei nuovi movimenti, quello giovanile e quello femminista. E qual è questo punto? In un mondo sconvolto da un'immane mutazione antropologica non si dà più possibilità di facili speranze nella storia, nelle ideologie e nella politica. Anche chi le professa pubblicamente, come fa Sanguinetti, ha una sorta di invincibile pudore a tradurle in poesia. Piuttosto, al di sotto della storia viene individuata una falda segreta a cui attingere, già intaccata o minacciata, eppure ancora resistente all'alienazione. E l'alternativa sembra coincidere con, e qui fa l'elenco appunto delle modalità che gli autori affrontano. Quindi questa alternativa è lo scandalo della visceralità in Pasolini, la corporalità di Volponi, la materialità fisiologica in Sanguinetti, l'humus della terra e le origini dell'esistenza umana in Zanzotto. Insomma, a tutto ciò che fa riferimento all'uomo coi suoi bisogni più elementari, quindi una sorta di ritorno alla carnalità, alla corporeità. E qui chiaramente non è possibile non aggiungere tutto ciò che in termini di materialità, corporeità, pensiamo solo a un titolo come Rosso Corpo Lingua, appunto, ma tutta la poesia di Pagliarani, appunto, è rappresentato dal lavoro testuale di Elio Pagliarani. Pensiamo anche al tema del lavoro che affrontiamo oggi, perché non l'ho detto, ma forse avrei dovuto dirlo all'inizio. Il tema sarebbe, ma ci dà modo di affrontare vari aspetti dell'opera di Pagliarani, l'opera di Elio Pagliarani e il tema del lavoro. Ecco, anche lo stesso lavoro viene affrontato da un punto di vista molto concreto, molto materiale, brutale, quasi cronachistico. Con però, e questa è la grande differenza che lo distacca dagli autori contemporanei a lui e precedenti soprattutto, con una fortissima differenza, uno scalino di differenza significativissimo rispetto agli autori del puro neorealismo. Cioè lui, quando fa riferimento a mestieri concreti, vite reali, concrete, eccetera, ha sempre poi quello scalino allegorico che fa evidentemente riferimento ad altro, che quindi fa sì che noi sentiamo quelle parole che lui sta usando come riferite a qualcosa di più grande della situazione contingente che comunque ci sta descrivendo. Continua Luperini. Ma ora, nella seconda parte del secolo, questa forza del desiderio e del principio di piacere, dei bisogni elementari degli uomini, si tinge di una tonalità particolarmente drammatica, quindi siamo già nella seconda metà del Novecento, sia che si guardi alla realtà odierna dalla specola della politica e del costume, sia che la si consideri dal punto di vista della letteratura, non si danno facili motivi di conforto. La tendenza alla restaurazione, Luperini scriveva negli anni Ottanta, chissà cosa scrivere oggi. La tendenza alla restaurazione sembra più forte di quella del cambiamento. La corsa alla morte prevalente sull'urgenza della vita. Eppure questi scrittori, che nelle loro opere mostrano di non credere più in valori storici determinati e che assistono sbigottiti e impotenti alla disgregazione di una civiltà,
proprio in fondo al nulla, nell'azzeramento dell'uomo prodotto da un sistema in cui l'unico valore effettivamente riconosciuto è quello di scambio, indicano un punto di resistenza al di qua o al di là, io metterei anche o proprio al centro della società umana. Il massimo di disperazione coincide con questo minimo di speranza. E questa mi sembra una fotografia molto lucida di una generazione di autori, ma anche proprio specificamente del lavoro di Elio Pagliarani. E anzi, forse tutta l'opera di Pagliarani, uno dei punti di resistenza, per usare appunto le parole di Luperini, più lucidi, del secondo Novecento. E appunto qui ci viene incontro l'inizio del percorso di Pagliarani, che appunto pubblica questo suo primo libro nel 1954 presso Schwarz, avendo scritto questi testi grosso modo tra fine anni 40 e primi o metà degli anni 50. I titoli. Ok, allora il primo Così. titolo che leggiamo è poi in realtà la terza poesia della raccolta e si intitola Due temi svolti. Adesso studio nelle commerciali, ma da grande farò lo spazzino all'aperto, perché ci voglio bene a Milano e le strade le voglio pulite, mi piacciono tanto le tute e darò una mano alla gente se una coppia calpesta il giardino e picchierò i bambini che saltano perché mi ricordo mio nonno che non voleva vedermi giocare contento. I bambini devono piangere, gli uomini lavorare. In casa adesso faccio la sarta perché a Milano bisogna lavorare, il tram se no chi ce lo manda avanti? E gli occhi rossi sono più lucenti, ma da grande farò la cantante perché a un certo punto bisogna calmare le vene che fanno crescere il collo, poi viene la tiroide e gli occhi grossi e poi la mia è una grande passione e poi voglio dormire la notte di colpo. E parleremo di cose pulite e sarà un pezzo che ho finito di tremare se un uomo in tram mi fruga con le mani rozze e saprò bene dove porta un bacio. Lo so, dobbiamo stare molto attente che non ci venga una pancia grossa. Grazie Alessandro. Non è facile leggere Pagliarani No, perché se si ha in mente la voce di sì, Pagliarani, no, ci si sferma subito. invece Alessandro è stata strepitosa perché ha veramente interpretato con grande energia, perché questa è forse la parola centrale per leggere Pagliarani, quella che è una delle poesie nodali, secondo me, appunto, per toccare il tema del lavoro. Adesso studio le commerciali, da grande farò lo spazzino. Adesso faccio la sarta, perché a Milano bisogna lavorare, ma da grande farò la cantante, il basso e l'alto. Come vedete, Pagliarani modula, sembrano due estratti da, appunto, due temi svolti, no? Dai ragazzi, leggeremo i ragazzi delle scuole serali, ma Anzi. nello stesso tempo però sono due temi estremamente significativi della poesia di Pagliarani. Quando nella prima poesia lui fa l'elenco darò una mano alla gente, poi tra l'altro è scritto all'apostrofo agente, sì, perché è la gente che deve controllare che Sì, l'ho tutto, detto bene. però l'idea è anche quella dell'errore grammaticale, no? Alla gente, scritto all'apostrofo agente, e questa ambiguità è in realtà sciolta dal verso successivo, però Pagliarani la dobra. Subito dopo c'è scritto: e picchierò i bambini che saltano perché mi ricordo mio nonno che non voleva vedermi giocare contento. I bambini devono piangere, gli uomini lavorare. Che cos'è questa se non appunto la iniziale, già immediata osservazione quasi stemmatica dell'alternativa che è data alla vita umana, cioè il pianto e il lavoro, cioè due condanne. Poi, tra l'altro, la prima è perfettamente leopardiana, no? Si nasce piangendo e quando il bambino è nato il genitore il prende al consolare dell'essere nato, dice Leopardi, e l'altro appunto è il lavoro. E questa introduzione è estremamente, da una parte realista, realistica, non realista se vogliamo, perché appunto poi prende materiali vivi dell'autonarrazione dei veri protagonisti, e però nello stesso tempo, come vedete, lo scatto, lo scalino interviene immediatamente. Leggiamo il secondo testo che non ha un titolo, ma viene indicato solitamente con il primo verso, i goliardi delle serali.
I goliardi delle serali in questa nebbia hanno voglia di scherzare. Non è ancora mezzanotte e sono appena usciti da scuola. Le cose nuove e belle che ho appreso quest'anno. È l'ultimo tema da fare. Ma loro non si danno pensiero, vogliono sempre scherzare. Perché il vigile non interviene? Che cosa ci sta a fare? È vero però che le voci sono fioche, diverse, querule anche nel riso, o gravi o incerte, in formazione e in trasformazione, disparate, discordi, in stridente contrasto accomunate, senza ragione, senza necessità, senza giustificazione, ma come per il buio e il neon. È la nebbia che abbraccia, affratella, assorbe, inghiotte e fa il minestrone e loro ci sguazzano dentro sguaiati e contenti. Io attesto il miglior portamento dei due allievi sergenti, il calvo in specie, che se capisce poco ha una forza di volontà militare e forse ha già preso il filobus. Quanta pienezza di vita e ricchezza di esperienza. Di giorno il lavoro, la scuola di sera, di notte schiamazzi, chissà due lingue vive due vite. Di giorno il lavoro, la scuola di sera, non tutti però la notte, non tutti la notte però fanno i compiti e non imparano le poesie a memoria. Di notte preferiscono fare schiamazzi, nascondere il righello a una compagna e non fanno i compiti. Ma non c'è nessuno che vigila a scuola, sono avari, tutti avari di già, e sanno che costa denari, denari. Ecco, come vedete, no, qui la parola presa direttamente dalla realtà dei goliardi è copre completamente lo spettro della storia, appunto, di quegli anni in cui effettivamente con grande difficoltà chi già comunque lavorava cercava di avanzare, cercando appunto di inoltrarsi sempre di più nella maledizione del lavoro attraverso l'istruzione, cercando appunto di magari di passare di ruolo o comunque cambiare status. E tutto questo è estremamente chiaro nel riso, nelle voci fioche diverse, nello sguazzare sguaiati, i compiti, gli schiamazzi, ma al centro della poesia abbiamo questi versi. È vero però che le voci sono fioche diverse, querule anche nel riso, attenzione, o gravi o incerte, in formazione e in trasformazione, quindi anche adolescenti, anche ragazzi molto giovani, disparate, discordi, in stridente contrasto, accomunate, senza ragione, senza necessità, senza giustificazione, ma come per il buio il neon è la nebbia che abbraccia, fratella, assorbe, inghiotte. Questo è chiaro che non riguarda solamente questo episodio e soltanto i goliardi delle serali, ma riguarda effettivamente le voci della poesia, per esempio, che Pagliarani fa mescolare e fa esplodere all'interno di questa, che questo è già un libro sperimentale, tutto sommato. Pensiamo a un verso della terra devastata, o terra desolata, come vogliamo tradurlo, di Eliot, in cui Eliot prende un frammento che dice «He do the police in different voices», cioè praticamente è una sorta anche, per certi aspetti, di scritto di poetica, di micro osservazione di poetica, egli rifà le voci della polizia attraverso varie voci, come se appunto si occupasse di una sorta di ventriloquio facendo parlare le varie voci dell'umanità che la circonda. Questa che è una citazione fa riferimento però anche al modello che Eliot usa in tutto il poemetto La terra devastata, cioè l'uso di frammenti che vengono dalle fonti più diverse. E che cosa fa Pagliarani se non questa stessa cosa nel 1952, quando tutto sommato il lavoro sulla poetica eliotiana, sui frammenti ripresi da vari autori, veniva anche dallo stesso Sanguinetti, che pubblicava le sue prime cose nel 1951 sul Numero, ripresa e messa in forma nello stesso modo. Sanguinetti con una pasta linguistica completamente diversa.
Pagliarani ovviamente no, perché il vigile non interviene, che cosa ci sta a fare? Questa è una voce completamente fuori contesto, non è, per, non è magari una citazione da Erodoto, però è una scheggia messa a metà tra due versi che non c'entrano nulla una con l'altra. E anche qui è una sorta di autodescrizione di quello che sta facendo nel mescolare queste voci, le voci dei goliardi delle serali, le voci di qualcuno che osserva gli schiamazzi e invoca il vigile, dicendo è vero però che le voci sono fioche e diverse. Sono le voci che Pagliarani stesso chiama dentro il poema. Questo appunto è Pagliarani in realtà che già inizia a scrivere, forse aveva già iniziato, insomma, i primi cartoni preparatori della ragazza Carla. Che cos'è la ragazza Carla? Poi metto che, come abbiamo detto, in rivista esce nel 1960 e che diciamo fa una fotografia di una situazione familiare orientativamente collocabile nel 1947-48, quindi praticamente guerra finita, in cui nella città di Milano, che, dove Pagliarani tra l'altro proprio nel 1960 si era trasferito, e lui è di Viserba, quindi campagnolo, nel 1960 lui si era trasferito a Milano, quindi aveva potuto assistere praticamente alla vita di persone come i Goliardi delle Serali o altre figure, insomma, mai trattate come figurine così, insomma, di cui fare aneddoto, ma proprio veramente trasformate in storie reali. E la ragazza Carla è una di queste storie. La ragazza Carla è una giovane di 16, quasi 17 anni, che vive con la madre e la sorella Nerina, madre vedova e la sorella Nerina, in un appartamento abbastanza piccolo, dove la sorella a breve poi si sposa e ha un bambino. Questo è una storia che pian piano si svolge all'interno del poemetto, e l'ambientazione è anche quella di una sorta di claustrofobica situazione familiare, perché la mamma e Nerina vivono, dormono nella stanza, nell'unica stanza che c'è, nel salotto, che è l'altra, e poi l'appartamento finisce. Carla, che proprio per questo è fortunata di dormire sul divano perché può leggere, e Carla, essendo la figlia più giovane, ha anche la fortuna di poter essere avviata agli studi, quindi ha questa possibilità di imparare, e vedremo che cosa impara e come conduce la sua esistenza e come contribuisce all'economia familiare con il suo lavoro, cosa che invece è più difficile per gli altri membri della famiglia, perché il ragazzo Angelo, che Nerina sposa, con cui fa un bambino, è un reduce dalla guerra, reduce dalla prigionia, e lavora ma in maniera svogliata, a rischio di perderlo questo lavoro, e va, cosa bizzarra, a un certo punto il poemetto dice, va troppe volte al cinema. Quindi è persona da guardare anche politicamente con qualche sospetto. A un certo punto c'è un verso che adombra una sua possibile simpatia sospetta per partiti non particolarmente favorevoli allo sfruttamento. E quindi la situazione si complica ulteriormente, e Carla diventa uno dei motori economici della famiglia con il suo lavoro, e vedremo come. Brevissimamente, poi lascio immediatamente alla voce di Alessandra Vanzi di leggerci alcuni frammenti. Direi che è interessante riportare che cosa dice Alfredo Giuliani, che come sapete è il curatore dei Novissimi, quindi nel 1961 esce questo libro, Poesie per gli anni 60, che comprende anche la parte della ragazza Carla di Pagliarani. Il libro ha uno strepitoso successo, si cambia completamente la storia della letteratura italiana, anche per autori che gli sono fortemente avversi. Nel 1961 viene acquisito da Einaudi nel 1965, e poi verrà ristampato varie volte, sempre da Einaudi, fino al 1979. Guarda caso, l'anno del Castel Porziano, l'anno della La parola innamorata, l'anno in cui diciamo inizia a vivere la stagione degli anni 80 anche in letteratura, quindi una sorta di restaurazione annunciata già nel 79, è l'ultima edizione dei Novissimi. Bisognerà aspettare il 2003, quindi più di un ventennio, per vedere ristampato questo libro fondamentale. E con l'occasione Einaudi domanda a Alfredo Giuliani una nuova prefazione. Quindi questa edizione, che io spero sia ancora disponibile, perché dal 2003 a oggi sono passati 21 anni,
contiene la prefazione del 61, la prefazione del 65 e la prefazione del 2003. In quella del 2003 dice una cosa bellissima, Alfredo Giuliani, dice: "I novissimi apri una mappa provvisoria del possibile." Ricordiamo gli altri autori, Coltri e Pagliarani, Antonio Porta, Nanni Palestrini, Alfredo Giuliani, Edoardo Sanguinetti. Sanguinetti. E chi sto dimenticando? No, l'ho detto tutti, Antonio Porta l'ho detto. Che succede? Che i novissimi aprono una mappa provvisoria del possibile di territori fino allora inesplorati, pur essendo a volte sotto gli occhi di tutti. Per esempio, il fantasma della ragazza Carla circolava negli anni 50 per Milano e soltanto Pagliarani lo vede poeticamente in anima e corpo. L'antologia è un selettivo repertorio di avventure stilistiche vissute in un periodo di forti tensioni e sconvolgimenti sociali. Non stiamo qui a parlare chiaramente di cosa hanno significato gli anni 60, ma insomma è significativo che proprio all'abbrivio, all'inizio del decennio, esca un libro di questo tipo. No, non voglio aggiungere altre parole, lascio ad Alessandra la lettura dell'incipit del testo. Vado solo sull'incipit o vado avanti? Ma io facciamo. Allora, cioè, abbiamo detto l'incipit e l'altra cosa era. No, Io l'ho messo anche. Sì, nell'ordine che mi hai certo. Sì, dato sì, tu. sì, sì, sì. Fino a Sia fino a casca velocità e sotto. resistenza. Casca sotto, ma anche l'altro. A velocità Che non ho messo il resistenza. commento Ok, mio va tra le due. bene. Cado, eh? Un amico psichiatra mi riferisce di una giovane impiegata tanto poco allenata alle domeniche cittadine che spesso, il sabato, si prende un sonnifero opportunamente dosato che la faccia dormire fino a lunedì. Ha un senso dedicare a quella ragazza Carla, a quella ragazza, questa ragazza Carla? Questa era l'incipit. Di là dal ponte della ferrovia, una traversa di viale Ripamonti, c'è la casa di Carla, di sua madre e di Angelo e Nerina. Il ponte sta lì buono e sotto passano treni, carri, vagoni, frenatori e mandrie dei macelli e sopra passa il tram, la filovia di fianco, la gente che cammina, i camion della frutta di Romagna. Chi c'è nato vicino a questi posti? Non gli passa neppure per la mente com'è utile averci un'abitudine. Le abitudini si fanno con la pelle, così tutti ce l'hanno se hanno pelle. Ma c'è il momento che l'abitudine non tiene. Chissà che cosa insiste nel circuito o fa contatto o prende la tangente. Allora la burrasca periferica di terra, il ponte se lo copre. E spazza e qualcheduno può cascar sotto. È dalla fine dell'estate che va a scuola. Guida tecnica per l'uso razionale della macchina. La serale, di faccia alla Bocconi, ma già più metodo principe per l'apprendimento della dattilografia con tutte e 10 le dita. Non capisce se è un gran bene. Come pareva in casa, spendere quelle 2.000 lire al mese, vantaggi dell'autentico, utilità fisiologica, risultato duraturo, corretta scrittura, velocità, resistenza. Carla Dondi fu Ambrogio di anni 17, primo impiego stenodattilo all'ombra del Duomo. Sollecitudine e amore. Amore ci vuole al lavoro. Sia svelta, sorrida e impari le lingue qui dentro, le lingue oggigiorno. Capisce dove si trova? Transocean Limited, qui tutto il mondo. E certo che sarà orgogliosa. Signorina, noi siamo abbonati alle pulizie generali 2 volte la settimana, ma il signor Pratek è molto esigente. Amore al lavoro è amore all'ambiente. Così, nello sgabuzzino, lei trova la scopa e il piumino. Sarà sua prima cura la mattina. Ufficio A, ufficio B, ufficio C. Perché non mangi? Adesso che lavori ne hai bisogno, adesso che lavori ne hai diritto, molto di più. Se
Si è lavata nel bagno e poi nel letto. Si è accarezzata tutta quella sera. Non le mancava niente. C'era tutta, come la sera prima, pure con le mani e la bocca. Si cerca, si tocca, si strofina. Ha una voglia di piangere, di compatirsi. Ma senza fantasia, come può immaginare di commuoversi? Tira il collo all'indietro ed ecco tutto. Sono momenti belli, c'è silenzio e il ritmo d'un polmone. Se guardi dai cristalli, quella gente che marcia al suo lavoro, diritta, interessata, necessaria, che ha tanto fiato caldo nella bocca quando dice buongiorno, è questa che decide e sono dei loro, non c'è altro da dire. E questo cielo contemporaneo in alto tira su la schiena, in alto, ma non tanto questo cielo colore di lamiera. Sulla piazza a Sesto, a Cinisello, alla Bovisa, sopra tutti i tramvieri, ai capolinea, non prolunga all'infinito i fianchi, le guglie, i grattacieli, i capannoni, i pirelli coperti di lamiera. È nostro questo cielo d'acciaio che non finge Eden e non concede smarrimenti. È nostro ed è morale il cielo che non promette scampo dalla terra, proprio perché sulla terra non c'è scampo da noi nella vita. Non so se, scusa, forse sono andata più No, avanti di quello che dovevo. perfetto, e poi dopo leggiamo la parte conclusiva Ok, della ragazza. scusate, mi ero Grazie Alessandra, persa la. strepitoso. No, avete visto proprio come i vari punti, no? I vari momenti dell'inoltrarsi nella maledizione del lavoro. Che poi alla fine sì, da una parte è vero che è in questo modo che lei guadagna il diritto a mangiare, no? Cioè, più diritto di prima a mangiare, perché adesso lavori, prima no. Ma è anche vero che quando poi sta nel suo giciglio, c'è sicuramente un aspetto erotico, ma questo è fuori discussione. Si è accarezzata tutta quella sera, non le mancava niente, c'era tutta come la sera prima. Si è sentita completamente frammentata, spezzata, sgretolata dalla realtà del lavoro, del primo giorno di lavoro, figuriamoci poi la routine. Ma la routine è anche abitudine ed è anche assuefazione, quindi. E è così che il poemetto comincia, dice: chi c'è nato vicino a questi posti, posti del commercio, posti del trasporto delle merci, posti della filovia, del ponte, della ferrovia, non gli passa neppure per la mente come è utile averci un'abitudine, perché la vive, perché ce l'ha, e quindi è l'abitudine che rende possibile appunto vivere all'interno di questa sacca di protezione e nello stesso tempo di condanna che è il lavoro. Ma c'è anche il momento in cui l'abitudine non tiene, chissà che cosa insiste nel circuito, fa contatto, prende la tangente e finisce, uno praticamente si butta dal ponte, come dice poco dopo, può cascare sotto. Caso può succedere, chissà come mai. Come vedete, è un testo, una testualità che fa riferimento sicuramente all'orrore del lavoro, al disastro che ha rappresentato per generazioni intere il cosiddetto miracolo economico, che ha viaggiato, spedito sul sangue di tantissimi lavoratori. C'è una serie di riflessioni anche molto interessanti che Luperini fa, che potrebbero essere collegate per esempio al fallimento del centro-sinistra del primo centro-sinistra a metà degli anni 60, a ciò che è successo dal punto di vista proprio sociale e quindi di conseguenza linguistico e quindi di conseguenza poetico in quegli anni. Ma insomma, questo magari sorvoliamo. E co come stavo dicendo, come si vede, Pagliarani non prende soltanto questi oggetti, queste vicende oggetto dei vari personaggi che mette in scena per appunto semplicemente metterli in scena e fare del neorealismo, da cui poi il lettore prende semplicemente come un film, insomma, l'immagine è fine, ma dà anche degli elementi di ampio respiro per estendere queste figure a una statura veramente allegorica, con dei meccanismi, ripeto, di inserto, di intarsio, di aggancio a pettine, testo-testo, che sono impressionanti. La parte settima di questa prima parte, perché il poemetto è diviso in tre parti,
che Alessandro ha letto, ha una parte in tondo, dei versi in tondo, spezzati dal corsivo che è semplicemente le parole riportate da un manuale di dattilografia, perché il primo impiego stenodattilo è stenodattilografa, la ragazza Carla in più è anche, ha dovuto imparare altre lingue. E questa spezzatura in realtà è esattamente quella frammentazione che poi andrà a incidere sulla giornata di Carla e farà sì che poi la sera lei cerchi di toccarsi per capire se, a parte queste incursioni a pettine della realtà, del lavoro nella sua vita, lei è ancora intera. Il testo in tondo dice: è dalla fine estate che va a scuola, di faccia la serale, di faccia alla Bocconi, ma già più non capisce se c'è un gran bene come pareva in casa, spendere quelle 2000 lire. Se è un gran bene come pareva in casa, spendere quelle 2000 lire al mese. Ecco, questa che è una frase estremamente di riflessione, giustamente, della ragazza stessa, viene spezzata dalle parole del manuale. Guida tecnica per l'uso razionale spezza la scuola e la serale. Metodo principe dell'apprendimento, eccetera, eccetera, spezza, ma già più non capisce. 2000 lire al mese, viene interrotto da vantaggi dell'autentico, utilità fisiologica, risultato duraturo, eccetera, eccetera. Vedete che le parole della pubblicità, dei cartelloni, della manualistica banale che cerca di tirarti dentro il guscio, ossessivo e orrendo del lavoro meccanico, fanno il loro lavoro anche dal punto di vista testuale, ripresi da Pagliarani in maniera assolutamente geniale e, ripeto, con quella idea di lavoro di intarsio che altri poeti hanno negli anni 20, per esempio statunitensi inglesi come Eliot e Pound, portato a volte a estreme conseguenze. Diciamo, forse l'incipit più famoso in realtà del poemetto è quella della seconda parte, quando viene presentata Carla nella forma del curriculum vitae. Carla Dondi fu Ambrogio di anni 17, primo impiego stenodattilo, all'ombra del Duomo. Ecco, qui la parola burocratica prende immediatamente il posto si sovrappone e viene portata dalla parola poetica, e dopodiché c'è uno stacco, una tabulazione verso destra in cui compaiono le sollecitazioni del padrone. Che dicono così: sollecitudine e amore, amore ci vuole al lavoro, sia svelta, sorrida, impari le lingue, lingue qui dentro, lingue oggigiorno, capisce dove si trova, Transocean Unlimited, qui tutto il mondo è certo che sarà orgogliosa. Quindi sollecitudine, amore, sveltezza, rapidità, sorriso, di tutto questo uno poi alla fine deve essere anche orgoglioso. Quindi c'è proprio tutto il set di richieste che dagli anni del primo boom sedicente, boom economico, a oggi fanno ancora oggi come dire, la spina dorsale di un modo di pensare il lavoro e di pensare la vita degli esseri umani. Ovviamente poi c'è anche la parola della madre: adesso che lavori ne hai bisogno, devi mangiare, adesso che lavori ne hai diritto molto di più, che è appunto un'altra delle forme di introiezione della generazione addirittura precedente di questa modalità di vita, che non che fosse diversa nei decenni precedenti, non che non ci fosse un'etica del lavoro quasi ossessiva nelle generazioni precedenti, ma qui abbiamo la sollecitudine, l'imparare le lingue, abbiamo la sveltezza, la necessità del sorriso. Sentiamo molto più contemporanea a noi questo tipo di linguaggio rispetto a quello delle generazioni precedenti. Teniamo soprattutto d'occhio la parola "è certo che sarà orgogliosa", cioè il premio di tutto questo è diventare orgogliosi di quello che si sta subendo più che facendo. E sarà una parola che tornerà alla fine del poemetto, e dopo lo vedremo. Diciamo. Poi quello che succede, che succede dopo è estremamente complesso. La parte che ha letto Alessandra subito dopo, ah no, questa l'ho sottolineato io, non l'ho messa tra le cose da leggere. C'è una parte molto bella di questa seconda sezione del poemetto, che leggo molto brevemente. A 20 o 24 anni, ovviamente, quanti ha scritto d'essere pronti e d'aver necessità di rifare all'indietro quella strada non agevole, fin dentro nelle viscere di chi li ha fatti nascere, e cercare momenti di rottura, soluzioni di continuità. Ecco,
come si ritorna al desiderio di non essere mai nati o di tornare in quelle viscere che ci hanno fatti nascere. È qui la coerenza con quei testi degli anni 50 che abbiamo visto di Pagliarani. E la ricerca è quella di momenti di rottura, di soluzione di continuità, di momenti di illuminazione, potremmo dire, cosa che diventa sempre più rada, non soltanto in Pagliarani, nella testimonianza che Pagliarani dà di quegli anni, ma come abbiamo visto dalle parole di Luperini, anche in tanti altri autori e autrici. Direi che forse possiamo leggere la conclusione del poemetto per poi passare alla ballata di Rudy. Nerina, scusami se ti interrompo, Nerina è la sorella di Carlo. Nerina ha voglia di ridere perché ride ogni tanto adesso con il figlio. Carla ha la faccia seria mentre provano allo specchio, mentre Nerina insegna e Carla impara a mettere il rossetto sulle labbra. Ci deve essere in un cassetto un paio di calze di nylon finissime. Bisogna provarle. Questo lunedì comincia che si sveglia presto, che indugia svagata nella piazza prima di entrare in ufficio, che saluta a testa alta, buongiorno, con l'aggiunta a tutti, che sorride cercando Aldo con gli occhi, che gli dice: bella la ragazza e come attenta ai tuoi discorsi, che incomincia, forse, il lavoro fresca. Quanto di morte noi circonda e quanto tocca mutarne in vita per esistere. È diamante sul vetro, svolgimento concreto d'uomo in storia che resiste, solo vivo scarnendosi al suo tempo. Quando ristagna il ritmo e quando investe lo stesso corpo umano a mutamento. Ma non basta comprendere per dare empito al volto e farsene diritto. Non c'è risoluzione nel conflitto, storia, esistenza fuori dell'amare altri. Anche se amore importi amare lacrime, se precipiti in errore o bruci in folle o guasti nel convitto la vivanda o sradichi dal fitto pietà di noi e orgoglio con dolore. Questa è una conclusione memorabilissima forse insomma, uno dei punti più alti della poesia di Pagliarani, che è estremamente complesso commentare. Cercherò di farlo in maniera molto rapida per poter procedere con l'altro commento che avevamo pensato di leggere. Quanto di noi circonda e Sì, quanto questo. tocca mutarne in vita per esistere. Ecco, questa morte, che è all'origine appunto che è il non essere da cui noi veniamo e dove torniamo, quanto ancora, nonostante appunto noi ce ne siamo staccati nascendo e ancora non ci arriviamo nel nostro percorso, quanto comunque ci circonda. È tutto quello che il poemetto racconta, è tutta la vita negativa, il negativo della vita che attraversa la vicenda, che noi attraversiamo attraversando la vicenda di Carla. Tra l'altro abbiamo saltato, perché non era possibile leggerlo, un tentativo di approccio molto volgare e sessuale da parte del padrone della Social Unlimited, del signor Pratek, a Carla, che la mette in grandissima angoscia e imbarazzo. E le varie morti dell'anima, insomma, diciamo, che punteggiano quella che è la civiltà del lavoro ossessivo che appunto vive la Milano, o da cui è vissuta la Milano, le persone e i milanesi di quegli anni, forse i lavoratori sempre. La vita che compare al secondo verso, quanto di morte noi circonda e quanto tocca mutarne a forza, per forza, quindi mettersi le calze di nylon, il rossetto e andare comunque al lavoro, come fa Carla nei versi precedenti, quanto tocca mutarne in vita per esistere, è diamante sul vetro, svolgimento concreto d'uomo in storia, cioè il passaggio dalla normale vivere banale alla storia personale e collettiva, che resiste solo vivo scarnendosi al suo tempo, eccetera. E la conclusione,
comunque estremamente energica e positiva di Pagliarani, ed è appunto quello che secondo me può essere individuato come punto di resistenza nell'accezione di Luperini in Pagliarani, è questa conclusione strepitosa: non c'è risoluzione nel conflitto. Non c'è, poi sottinteso, non c'è risoluzione del conflitto nella storia, nell'esistenza fuori dalla mare, fuori della mare, altri. È un accapo, cioè amare altri. E quindi è comunque un'idea di estroflessione quasi paradossale, nicciana, veramente un dispendio di sé nell'amare altri che Pagliarani mette a soluzione di questa irrisolvibile impasse. Anche se amore importi amare, e qui l'aggettivo amare rima con amare verbo, Lacrime. lacrime, se precipiti in errore o bruci in folle o guasti, questo evento finisca per guastare nel convitto la vivanda, o sradichi dal fitto pietà di noi e orgoglio con dolore. E quindi riesce a tirar fuori da noi perfino l'orgoglio che avevamo perso e che all'inizio avevamo detto era è certo che sarà orgogliosa il signor Pratek, che dice a Carla che alla fine di questo processo di asservimento al lavoro sarà perfino orgogliosa di questo. Invece questo orgoglio di sé, della capacità di amare, che invece conclude l'intero poemetto con una nota che non voglio dire positiva, ma è sicuramente uno dei punti di resistenza di cui dicevamo prima. E che bello come tratta linguisticamente questo amore per la vita, nonostante tutto, Pagliarani, quando prevede anche che si possa guastare nel convitto la vivanda. Convitto viene da convictus, vivere insieme, qualche cosa che si condivide. La vivanda viene da vivande, se non sbaglio. È qualcosa che serve a vivere, quindi c'è sempre la vita in questo triangolo che realizza Pagliarani sulla pagina. Vita, tocca mutarne in vita per esistere, e poi convitto e vivanda. Abbiamo qui veramente dei punti di riferimento fondamentali anche per capire come poi si sarebbe svolta anche la vicenda di Pagliarani nei testi successivi, dove in particolare nel poemetto che stiamo per leggere, soltanto per due testi, in particolare nella ballata di Rudi. Io volevo soltanto avviare la lettura con questo, con il primo testo. Si intitola Rudi e Aldo, l'estate del 49. Allora, c'è tutta una serie di lavori, di personaggi e di episodi degli anni, fine anni 40, in questo poemetto, che ricordiamo è stato composto da Pagliarani in un arco lunghissimo di tempo, l'ha completato all'inizio degli anni 90 e l'ha pubblicato nel 95. Rudi e Aldo, l'estate del 49, fecero lo stesso mestiere, l'animatore di balli sull'Adriatico, Aldo in un grand hotel rifatto a mezzo e già sull'orlo del fallimento, che fallì in agosto sul più bello. Lui forse non sa nemmeno ballare, aveva successo il locale di fronte al suo, Miramare. Rudi su un'altra spiaggia popolare, da inizio alla ballata. Quindi questo incipit della ballata inizia con cose estremamente concrete, fare l'animatore di balli sull'Adriatico, che cosa c'è di più, in certi aspetti anche banale, semplice. In un grand hotel rifatto a mezzo, però è già sull'orlo del fallimento, che poi fallisce in agosto sul più bello. Quando succede questo? Succede nell'estate del 49, cioè è la nascita della Repubblica, è appena iniziata, già è sta sull'orlo del fallimento, perché qui nel 49 siamo a metà di quei 10 anni che Franco Fortini aveva indicato come 10 anni della disillusione delle speranze della Resistenza. Quindi dal 45 al 55, quindi in questo arco, Franco Fortini dice che è successo qualcosa in Italia che non ci aspettavamo, tutte le nostre speranze sono venute a cadere, o una gran parte delle nostre speranze. E Pagliarani, in maniera completamente indipendente, ne parla in maniera assolutamente allegorica, con un evento completamente banale, se vogliamo, no? Incipit vita nova Italia, in qualche maniera potremmo dire, però questa vita che inizia poi avrà, e il resto della ballata di Rudi ce ne dimostrerà ampiamente lo svolgimento, avrà effettivamente una sorte non proprio felicissima. E quella che legge adesso Alessandro Avanzi è il terzo brano, che si intitola Rudi spiega le cose. Ormai alle feste del nido,
Una ressa all'ingresso si è sparsa la voce. Vengono anche da fuori, una fila di gente del posto sta a vedere chi entra, a sentire rumori. Di modo che birri e mezze cartucce accedono spesso alle danze sotto gli occhi materni assiepati di fuori. Diceva che era in bolletta e i gestori possono cavarsi la voglia di dare spintoni nel ventre, rimandare indietro chi entra senza la giacca, se è uno del posto. Ma Rudy consiglia piuttosto i tavoli più redditizi, pilota dove c'è donne. Spiega come stanno le cose. Oh, bye bye, Ness, tu m'hai mangiato il cuore. La zitella che soffia il labbro leporino solletica l'ascella, risate a garganella, il sudore che cola, il ballo della mattonella, i brividi della fanciulla, la mezza cartuccia che evapora. Penitenza! Rudy spiega le cose con la scopa. Si tratta più che altro di togliersi una scarpa. Chi avesse i calzini rotti non fa una bella figura. Barzellette al microfono, l'amico del giaguaro, Walter Chiari, la maresca. Alla donna più bella, un mazzo di gladioli e una fascia a tracolla. Notti d'estate, dopo il ballo la pizza, dopo la pizza il bagno, con onde fosforescenti imprevedibili, dopo il bagno la corsa, in macchina fino in città, ai mercati generali per vedere la gente che lavora la mattina presto. Gli estenuati ripetono i passi aggrappati a parole, c'è bava di terra, i sani stanno facendo l'amore. Domani al caffè turistico. Marchionni racconta che Pappataci e Zanzare gli hanno pascolato il sedere amando nei campi una Svizzera. Marchionni padre va lamentandosi in giro con orgoglio bonario. È buono, è bravo il mio Peppino, ma l'uccello gli costa più di 1.000 franchi al giorno. Rivincita per persona interposta. Questi urli sono di madre contadina, strozzati richiami di ansiosa gelosia per il figlio liceale che non rincasa ancora. Lo ricerca per la spiaggia con la pressione alta nella faccia, mentre i bagnini preparano le tende e rastrellano la sabbia. Di nuovo, ecco, ci troviamo veramente qui. Intanto cominciamo a dire che inizia, cioè in realtà era iniziato da prima, dalla lezione di fisica, il verso lunghissimo di Pagliarani, quindi gioco forza, il libro deve essere voltato. Questa è l'edizione Garzanti di qualche anno fa, adesso trovate in libreria l'edizione, quella che ha invece Alessandra, la prima edizione della Ballata di Rudy del 1995, che uscì per Marsiglia. E adesso trovate invece in libreria l'edizione del Saggiatore, che è un libro stretto e lungo per far appunto respirare i versi di Pagliarani sulla pagina. Rudy spiega le cose, quali cose? Spiega se effettivamente come questa nuova generazione di ragazzi, ragazzotti, di vitelloni, di gente tutto sommato da sorpasso, da dolce vita, vive il lavoro più che altro altrui e vive quella che Pasolini forse chiamerebbe la disperata vitalità, ma da una posizione economica forte, o finta debole, diceva che era in bolletta. Qui fuori da questo locale ci sono assiepate le madri che hanno evidentemente dato i denari ai ragazzi perché potessero divertirsi, perché il figlio diceva che era in bolletta. E che cosa spiega Rudy? Spiega quello che effettivamente va fatto per vivere al meglio il divertimento nel locale, quindi come si balla, e quindi usa la scopa per indicare i movimenti, i passi di danza, e tutto questo viene in maniera anche molto comica, no? Riportato da Pagliarani quando dice appunto, attenzione che può succedere che uno si toglie una scarpa per danzare più agevolmente, però magari c'è il calzino bucato e così. E poi c'è tutta una serie di schegge riportate, l'amico del giaguaro, Walter Chiari, la maresca, il mazzo di gladioli, una fascia a tracolla. Non possiamo non vedere tutto questo proprio uno di quei quadri, di quei quadri estesi e di questa gioco sulla, così, come dire, sulla banalità del quotidiano, che erano forse uno degli elementi più forti della cinematografia di Federico Fellini. La cosa
non ci deve far dimenticare però sempre l'aspetto allegorico di Pagliarani. Pensiamo al primo verso. Ormai alle feste del nido una ressa all'ingresso, si è sparsa la voce, vengono anche da fuori, eccetera. Queste feste, questi balli, si svolgono in un locale che si chiama Nido. Cioè è un posto per infanti, tutto sommato, è un posto puerile che viene aggredito da una vera e propria ressa. Quindi c'è da una parte il tentativo, il desiderio di protezione, si va da una madre a un nido, la madre che tira fuori i soldi e il nido che accoglie il giovane liceale, che poi abbiamo visto alla fine la madre ricerca per la spiaggia il liceale che si è sicuramente appartato con qualche compagna e quindi lei se l'è perso. E quindi da una parte c'è l'aspetto, diciamo, ampio del desiderio di protezione, di salvezza da una società assolutamente devastata e devastante, e dall'altra c'è il puerile desiderio di essere imprigionati da questa società, da questo nido, con la N maiuscola, perché così si chiama il locale. Nello stesso tempo ci sono anche queste schegge, invece, di umanità che purtroppo deve tenere in piedi la baracca che questi personaggi vivono. E quindi ci stanno per vedere la gente, gli sfaccendati che vanno in macchina fino in città ai mercati generali per vedere la gente che lavora la mattina presto, questi sono chiamati gli estenuati. Poi c'è il Peppino, che però gli uccello gli costa più di 1.000 franchi al giorno, e Pagliarani commenta: rivincita per persona interposta. Quindi in qualche maniera è una rivincita verso il ragazzo che fa volgarissimo uso della donna, che però comunque gli sfila un bel po' di soldi. E comunque una rivincita che forse Pagliarani diciamo usa anche in senso ironico, perché comunque rientra nel gioco dello scambio monetario, della monetizzazione di tutto. E poi l'ultima scheggia di lavoro, che è: mentre i bagnini preparano le tende e rastrellano la sabbia. Tutto questo quindi si è svolto in un arco di tempo anche temporalmente completamente opposto alla vita di questi, diciamo, di questi sfaccendati. Anche qui The Loitering Heirs of City Directors, anche qui Eliot forse, non lo so, questa è una ipotesi mia un po' balzana forse, cioè nelle cartacce che attraversano il Tamigi in un giorno ventoso, Eliot rivede un po' l'essersi allontanati, l'essere ormai assenti da lì perché se ne sono andati in vacanza, questi sfaccendati eredi dei direttori della City, del centro commerciale londinese. E qui succede più o meno la stessa cosa, questi personaggi, questi loitering heirs, eredi sfaccendati, questi ragazzi, questi liceali che si fanno prestare i soldini dalla mamma per andare al nido, se ne vanno in macchina ai mercati generali per vedere la gente che lavora. Mi viene in mente un'immagine molto veramente iconica di uno dei film, se non sbaglio, In giro in Musnotte, o forse no, forse non è questo, Critica della separazione probabilmente, di Guy Debord, dove c'è un lungo momento dedicato proprio alla fatica reale e concreta della costruzione del mercato. Mentre tutti dormono nel buio più assoluto, accumulo di casse che non finiscono mai, questa merce che continua ad accumularsi, questa sorta di tasselli di uno spettacolo che si ripete sempre uguale. Siamo più o meno, immagino, negli stessi anni di quello che Pagliarani qui ci racconta. Ma andiamo, e così poi concludiamo, che io sono chiacchierone, quindi mi devo interrompere, a un testo anche questo citatissimo, molto presente alla mente di chi ama Pagliarani, che l'ha ascoltato in tante occasioni, che è il testo nono della Barrata di Rudi, che si intitola A tratta si tirano. A tratta si tirano le reti a riva, è il lavoro dei braccianti del mare. La squadra sono rimasti i vecchi che hanno sempre fatto
quel lavoro, perché una volta non ce n'era molto di lavoro da scegliere, e vecchi che gli è rimasto soltanto quello di lavoro, che dormono in piedi, che mangiano in piedi, tirando la corda, baiucola se piove, che abbia vicino la sposa a tenergli l'ombrello intanto che è scalzo nell'acqua di mare. Si tendono i nervetti delle gambe, si indietreggia ancheggiando in ritmo corale, ci si sposta di fianco, la corda tesa come un elastico, il fianco legato al crocco, il tempo di ballo, la schiena tira da sola, legati col crocco alla corda, si mangia, si dorme al lavoro, si balla, una danza notturna di schiavi legati alla corda propiziatoria del frutto dopo la corda. La rete dove il raccolto guizza nel fondo dice che è possibile ogni volta pescarne quintali, che l'ostinazione è quella pescata, quella notte a classe, che rinnova delusione senza rassegnazione, che non ha senso pensare che s'appassisca il mare. Rassegnazione al peggio non è rassegnazione, è prepotenza. Se hai la coscienza di figurarlo il peggio, c'è la diga che taglia la corrente, cambia d'ordine i depositi di sabbia. Perciò quando Nandi dice butta giù, bisogna buttarle giù subito le reti e girare quando dice gira e scendere quando dice discendere e fare l'arco, quel numero preciso di metri che dice lui. C'è la speranza che li tiene in gabbia di pescare tutte le sbornie dell'inverno in una sola volta. C'è la matematica di Nandi, piuttosto, che fa le medie con la luna. Carlo insiste che hanno gusto a guardare nella rete ogni volta quando si accosta a riva e fanno luce nervosa, intermittente, i pesci con i salti presi dentro. Ma non va creduto, Nandi. I proverbi dei vecchi è tutto, niente, si tratta di sequenze, il cielo, la marina, non gli importa niente, dice, e passa in rassegna il mare mattina e sera per 9 chilometri dall'Ottocento, senza fare mai previsioni sul tempo. Adesso che si affoga nella roba e togna che dirà, che disse, mangiala a te, signore, lassù, che io sono stufo. Buttando in aria un piatto di minestra d'erbe che dirà se vivrà sottoterra, so che non vive, stia calma, non sorrida, ma che grida, è certo, dalla mia bocca finché c'è ancora campo, tutte le notti ancora degli uomini si conciliano il sonno, lustrando coltelli che luccicano, dormono coi pugni stretti, si svegliano coi segni sanguigni delle unghie sulle palme delle mani. E invece ha senso pensare che s'appassisca il mare. È un testo che secondo me non ha commento e lascerei appunto la conclusione del nostro incontro alla bellissima lettura che ne ha fatta Alessandra. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie a voi di aver sfidato il temporale, un nubifragio. È difficile leggere Pagliarani dopo aver sentito Pagliarani, Sì, perché lui poi andava come un treno. c'ha Io gli ho un sentito una po' volta. Ma ci sono incavolato. delle Sì, Pagliarani in rete ci sta su YouTube. Io ho sentito tutta la ballata di Rudy, letta tutta di seguito da lui, una sera. Era in quello spazio di Nico Garrone a Via Archimede, quello giù sotto grande, in una serata l'ha letto tutto, era una roba da brividi. Via Archimede 85, 88, 88. Vabbè, comunque era uno spazio che ogni tanto usava Nico Garrone, quindi si tratta di un po' di tempo fa. Okay. Bellissimo, una lettura pazzesca. Mordeva. Ruggiva, Sì, ruggiva, il termine ruggiva, giusto. Un leone. stava lì e non c'è, quasi non c'è, non dava, quasi non c'era lo spazio del prendere il fiato, Sì. capito? Per questo è difficile farlo, perché sì, lui c'è proprio Difficilissimo. questo ritmo Battente.
battentissima, tu. Infatti io volevo fare anche la fine. Ma perché, se vuoi, io adesso non so... Ma proprio, vabbè, c'era un pezzo divertente, che secondo me è molto divertente, della Bella Addormentata. Sonno tu che sonno anch'io, grande sonno sei il mio Dio, 100 anni di sonno sono niente, se dormi 700 un pastore d'Annunziano che stava fermo lì, col cazzo in mano, impietrito come gli fosse preso un accidente. Frattanto, tutta oro e pizzi barocchi, la signora dell'alta moda, sfilano le sacerdotesse del lusso con la mantella di visone, c'è anche la gonna di volpe, si emoziona e piange Gianfranco Ferré quando esce in passerella a raccogliere la grande ovazione, fa tenerezza anche perché è così grasso, ha la taglia forte dell'orso buono, lo applaudono dal privilegio della prima fila, giovani ardenti mogli di scrittori famosi, note contesse con lenti a contatto turchese, attrici del nudo in latte e décolleté, grandi dame arroganti dai culi in proporzione, autori di libri gonfiabili, soubrette passate all'aerobica, ambasciatrici ingioiellate coi gorilla, custodi pallidi, principi in baciamano non stop. Mi sono innamorato del velluto e dei suoi riflessi che in natura si trovano nella viola pansè. Coro. Blissettato, blissettato, blissettato. Abbondano le gran cappe di zibellino biondo con strascico di 2 metri, le enormi mantelle di visone intessute di ricami d'oro, cortissime le gonne da giorno, ma di pelliccia, di castoro, Breitschwanz addirittura di volpe, un tubino da cocktail d'oro damascato si porta con guanti lunghi pure d'oro e bordati di volpe. Le top model pagate $1000 loro non versano una stilla di sudore sotto gli zibellini maestosi o nei velluti rinascimentali color rubino. Il red carpet di Venezia.